Turismo nel mondo vale 1,3 trilioni di dollari, valeva nel 2019, con un costante incremento del 12% annuo, e tutto questo è scomparso all'improvviso. Quindi Arezzo non cambia nulla rispetto a tutto quello che è il resto del mondo, sarebbe impensabile il contrario. Anno nero per il turismo in crisi per l'emergenza Covid. Se infatti è ancora presto per stilare un bilancio sull'andamento del mercato turistico, i primi dati, quelli relativi a giugno, disegnano uno scenario desolante su tutto il territorio regionale e la crisi del turismo ovviamente non ha risparmiato nemmeno la provincia aretina. Per il momento abbiamo un tasso di occupazione intorno al 15% per il mese di giugno, con una perdita del 54% rispetto al 2019. La cosa che fa particolarmente dispiacere è che questi sono i dati alberghieri, perché nell'extraalberghiero, soprattutto nelle strutture, quelle in campagna, le cose stanno andando un pochino meglio perché ovviamente con la piscina si iniziano a rivedere pochissimi, ma un po' di stranieri, un po' di europei iniziano a vedersi. Luglio-agosto non si prospetta dei migliori, anche perché non ci sono. Business è praticamente scomparso, il segmento di chi viaggia per lavoro. Eventi sportivi non se ne possono fare, non si possono fare eventi congressuali, non si possono fare molte cose, di conseguenza il turismo ovviamente ne risente. Un comparto che dunque mostra molti segnali di sofferenza ed una crisi che inevitabilmente porta con sé anche importanti ripercussioni sul mercato del lavoro. Nelle strutture in campagna, quelle più prettamente leisure, tutti gli stagionali non sono stati fatti rientrare. Comunque anche gli alberghi hanno ancora i dipendenti in cassa integrazione e non è una cosa che riguarda solo gli alberghi, perché poi il turismo ha tutta una serie di ricadute a cascata, vediamo i ristoranti, vediamo che il turismo ha comunque un indotto, non dimentichiamoci che il turismo ha comunque un indotto che in Italia vale 13 punti del PIL. Cosa ha bisogno questo comparto? Perché rischia di non riuscire a ripartire. Sì, in questo momento ha bisogno di azzerare i costi, di azzerare tutti i costi che sono le imprese, quindi prima di tutto tutta la fiscalità sia locale che statale, perché l'azzeramento dei costi in questo momento è fondamentale. No, un'azienda non può reggere e poi di un vaccino per il Covid nel più breve tempo possibile.